Lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Perché se no combatta, boh, gli mangazza e bello non è. Pavone, beh, insomma, hai iniziato davvero alla grande con una doppietta. Io credo che sarai contentissimo della prestazione tua e anche dei gol. Sì, no, sono felicissimo sicuramente per la doppietta, ma sono felice per come abbiamo iniziato questo precampionato, è la prima partita di Coppa Italia. Abbiamo dimostrato sin da subito di essere un gruppo coeso, il mister ha idee molto chiare e noi cerchiamo di dare il massimo in campo e poi, come oggi si è visto, dimostriamo. Tu ti sei inserito molto bene in questo gruppo, insomma, soffiando anche il posto a Touré che siede in panchina. Sì, vabbè, no, soffiando, no, dai, alla fine. Siamo tutti attaccanti validi, chiunque giocherà sicuramente darà il massimo e farà bene. E mi sono trovato bene sin da subito, avevo già detto in precedenza che è stato come un colpo di fulmine con il resto del gruppo perché ci siamo trovati subito in armonia. Meglio il Teramo nel secondo tempo, nel primo forse è mancata un po' di lucidità tecnica. Sì, magari i primi minuti abbiamo sofferto anche un po' di ansia, visto che no, è la prima Un po' partita. contratti Certo, eravate. sì, siamo un gruppo giovane, poi il secondo tempo ci siamo un po' sciolti e abbiamo dimostrato il nostro valore. Dove può arrivare questo Teramo in campionato? Arriverà in alto. Intanto per il momento ci godiamo la qualificazione in Coppa. Certo, è testa alla prossima domenica. I tifosi oggi non hanno cantato, ma per voi cosa significa? No, vabbè, i tifosi sono sempre con noi, ci hanno sempre sostenuto. Sicuramente domenica verranno in molti. Noi siamo con loro e loro sono con noi. Lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Perché se no combatta, boh, gli mangazza e bello non è.